Parliamo del dibattito fra Trump e Clinton. Dopo la fine settimana di crisi per la campagna Trump, ovviamente, con le rivelazioni delle sue oscenità, le sue commenti misogine, sessiste, orribile, lui arrivava stanotte al dibattito a St. Louis, Missouri, con solo una possibilità. Doveva almeno pareggiare o almeno non perdere in modo disastroso ieri sera, perché a quel punto sarebbe stato fritto. Allora Trump è riuscito, secondo me, a recuperare un po', non perché era convincente con me, no, ma perché, visto dalla politica americana, lui è stato più focalizzato sulla sostanza, più efficace nei suoi attacchi, e Hillary è stato meno brillante del prima, più legnoso, un po' più sulla difensiva. Naturalmente, la prima mezz'ora era scintille fra di loro con le accuse, insulti, tu sei bugiardo, no, tu sei bugiarda, cioè attacchi fra di loro che abbiamo capito, cominciando con il suo tentativo di chiedere scusa per queste sue parole sulle donne, in modo poco sincero, alla Trump, dicendo era tutto solo chiacchiere dallo spogliatoio. Però la differenza qui è che mentre poteva essere la sua morte politica, invece questo dibattito probabilmente ha fatto sì che lui non rischia più l'ammutinamento di tutti i repubblicani e probabilmente può ancora continuare e non deve ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. E quindi ha recuperato un po' di terreno. Ha probabilmente convinto solo chi era già a favore di lui, ma credo che anche lei ha convinto chi era già a favore di lei. Poi, che lui ha lanciato gli attacchi, avendo in sala tre delle donne che erano abusate dal marito di Hillary Clinton sessualmente, accusando Hillary Clinton di essere una donna che ha cercato di screditare altre donne che erano vittime del suo marito per molestia sessuale. Su questo Trump aveva ragione, era sul terreno fermo e è andato bene perché lei non poteva rispondere, ha cambiato argomento. Anche l'attacco su WikiLeaks da Trump è stato efficace. Lui ha visto, come alcuni di voi, i discorsi pagati da Goldman Sachs e altri banchi a Wall Street, in cui Hillary Clinton diceva: io sono lontano dalla massa ormai perché sono una persona ricca come voi, ha detto a Goldman Sachs. Ha praticamente fatto l'amore con Wall Street in questi discorsi. E poi ha detto: io in pubblico dico che sono protezionista, ma in privato sono con voi per il libero commercio. Quindi tutta la sua ipocrisia, le sue bugie politiche sono venute fuori in tutto questo. E lui ha attaccato e lei non era veramente in grado di difendersi. Ha cercato di tirare in ballo un film di Spielberg su Abraham Lincoln, dicendo che era ispirato sulla differenza fra pubblico e privato, ma dal film, ma non è andato bene per lei. E Trump ha risposto forse con il suo momento migliore di tutto il dibattito, dicendo: Abe Lincoln fu un uomo onesto, lei no. Certo, lui ha esagerato terribilmente, come lo fa, annunciando che avrebbe cercato di mettere una procuratore speciale contro di lei per gli emails. Quando lei ha risposto, ha detto: tu dovresti essere in galera. Cioè, pesantissimo, volgare, squalido. Cioè, la campagna americana in questo momento. Io devo dire, la prossima volta che voglio criticare la politica italiana, devo un attimo forse respirare e contare, perché non c'è niente che possa difendere la politica americana in questo momento. Abbiamo i due candidati peggiori per la Casa Bianca da anni e anni. Io non credo che il dibattito cambierà molto gli equilibri. Credo che alla fine è probabile che Hillary vincerà, sarà troppo difficile per lui di superare Hillary con tutta la negatività in giro, credo, però fra un imbecille come Trump,
che dice le buffonate in modo volgare, narcisista, sessista, e chiaramente ha una comprensione molto superficiale del mondo, è una cinica come Hillary Clinton, che è opportunista e non si capisce quando sta dicendo la verità o quando sta mentendo, perché in effetti ha troppo passato la signora. Fra questi due c'è una bella gara, però alla fine l'unica notizia leggermente positiva è questo. Lei può essere fasullo, finto, opportunista, eccetera, ma almeno lei è capace di fare presidente e sarà almeno un presidente adeguato. Lui no.